E tra tutti i gusti personali, i migliori sono stati quello all'ananas e quello all'orange passion fruit. Passion fruit? Anche tu il passion fruit come Danny Scalà! Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi faremo la recensione del video di Marco Tomasin, lo youtuber verso il TikToker. Per l'occasione mi sono preparato un bel ciuffo perché i ragazzi sono tutti quanti capelloni e qualcuno addirittura ha il cappello a rovescio, come Danny Enrico. Sfideranno Danny Enrico con altri due gymtoker e Marco Tomasin, aka il leone di YouTube. Questo tizio io lo conoscevo più che altro per i video che faceva vivo un giorno da Arnold Schwarzenegger, vivo un giorno da Mark Wahlberg, vivo un giorno da Domingo Poliandri. Ah no, quello non l'ha fatto ancora. E sinceramente sempre in questi Guinness World Record, che poi non si sa mai se li fa veramente, sono tutte quanti pacchi. Ma in ogni modo è un canale molto grosso, fa molte visual per il numero di iscritti che ha, quindi funziona molto bene. Quindi mi hanno chiesto di recensire questo video che voi avete segnalato come al solito, e bando alle ciance, cominciamo. Questo video io e tre altri palestranti testeremo i nostri massimali. Ma non so perché parla un po' strano. Ciao ragazzi, testeremo i nostri massimali. Ma non è che anche lui c'ha qualche malformazione congenita come multiversa? Metto le mani avanti, non vorrei che magari qualcuno se la prenda male come Alex. Scusa Marco, non so se è un tuo problema di fabbrica oppure è una cosa che fai tu di tuo per renderti più buffo. Per capire chi tra di noi sarà l'animale che riuscirà a sollevare più ghisa in assoluto. Per capire chi tra di noi sarà l'animale che riuscirà a sollevare più ghisa in assoluto. Magari anche lui una macchina come Eric Neri. Svolgeremo quattro esercizi fondamentali. Squat, dips, trazioni e panca piana. Ovviamente non lo farai con regolamento da gara, altrimenti avresti invitato sottoscritto. E a giudicare da qualcosa che ho visto non sarai proprio validissimo, caro Marco. In sostanza, alla fine ognuno di noi farà un totale e decideremo il podio. Primo sfidante sarà ovviamente Danny Enrico. Codice Kaizen. Poi c'è Jack, che sembra un tossico tatuato, non lo so adesso. Poi c'è Mastra, non so chi sia, sarà un altro gym tocchiano. E poi c'è Marco. Ciao, sono Marco Tomasin. Comincio tutti quanti con tre prove, come nella gara di powerlifting, e comincia Enrico con 215 kg. Vediamo se almeno becca il parallelo. Jack farà 110. Poi c'è Astra che farà prima alzata 160 kg. È quello un po' più introverso, parla un po' così, un po' timido. Non capisco perché questo Astra scuote incappucciato. Capisco che non c'era il sole, ma cazzo, ci saranno 35 gradi all'ombra nella Gold's Gym dove stanno facendo il video. D'altronde ci sono stato anch'io, quindi so di cosa parlo. È l'unico che non è in canotta. Marco Tomasin entra con 130 kg e fa l'alzata un po' smollando l'anca. Molla un po' avanti, però valida. Incastrata la cintura addosso, non so come togliere. Usa una cintura di merda, quelle che sono strette avanti e larghe dietro, vanno girate per comprimere meglio pressione addominale. Danny Enrico salta direttamente a 225 dopo aver fatto la prima vaglia. Tutti quanti scuotono un po' VL style, si appoggiano sulle ginocchia, slittano avanti, andando avanti come fossero dei treni nel binario sbagliato, e poi ritornano su. Tutte le visuali vengono fatte tutte davanti e non posso vedere la parallela. A me sembra parallelo la visuale di Danny Enrico. Mamma mia! Mamma mia! Yippee! Super Mario Sunshine! Yippee! Deve essere un fan di Super Mario. Mamma mia! Ehi, cabron! Poi arriva Jack che fa 120 kg e sembra un pochino dubbia. Scende un po' pelo pelo, ma sarà un calistenico perché c'è un grande dislivello rispetto agli altri due. Grosso sopra, ma secco sotto. Poi abbiamo ad Astra o Jack, ma mi sono perso con i nomi. Quello incappucciato. 180 kg. Easy! Tutti easy dicono. Li tira su, però ci sono degli spotter laterali che non si capisce bene se danno un po' l'aiuto. Fino a qui non mi sembra tutto regolare, ma più dopo, più avanti, vedremo se le cose sono regolari. Poi tocca a Marco Tomasin, seconda alzata 142,5 con questo labbro. Seconda alzata, forse perché il labbro, cioè, secondo me c'ha, se vedete il frenulo della lingua attaccato, no? Seconda alzata, oppure è proprio l'accento veneto, non lo so. Ah, poi mi dicono che io offendo le persone, dovrei solamente parlare di tecnica, però ragazzi, è buffo, che ci posso fare? Mi fa ridere sentirlo parlare. Allora, scende un po' a cannone con questi 142,5. Sapete, quando scende a cannone, cioè cade un po' l'effetto rimbalzo, vi dà la carica, poi finisce la carica, e se non ci mettete i quad non la chiudete l'alzata. I tizi sembrano averlo aiutato, però comunque molto scarso Marco, 142,5 di squat. Poi tocca a Danny Enrico. Eseguirò 230 kg.
codice Kaizen. Alla fine scende, si pianta completamente nello sticking point, non c'è modo che li possa chiudere perché si vede che rimane lì. Ora, visto tantissime alzate, ragazzi, in questi casi si collassa. Lui sembra che qualcuno lo stia aiutando ai lati e sicuramente hanno dato un piccolo aiuto per salire, perché rimane quasi cristallizzato in quel momento e non c'è modo che lui si possa fare un fermo in salita e poi ripartire. Quindi lo hanno tenuto, scaricato il tempo, dagli il momento di superare il sticking point e l'ha chiuso. E poi palesemente prova nulla. E poi che fa? Se lo butta pure indietro. Cioè lo fa cascare. Quindi non già era nulla per l'affondo, è nulla pure per l'appoggio. È completamente nulla. Tre luci rosse, Danny. Squalificato. Ora capisco perché hai venuto a fare il video con me. Perché non te l'avrei mai fatta passare liscia. Poi c'è il tizio tatuato, terza alzata, proviamo 135. E scende sempre un po' bordo, ma perché non filmate di lato? Da tre quarti dietro non si vede un cazzo. Ci voleva un arbitro e un tecnico delle alzate, almeno per le visuali delle prospettive. Poi c'è l'incappucciato, ragazzi, terza e ultima alzata, 200 kg. Qua non so perché gli danno il... Stava scendendo, risalendo, gli hanno dato nulla. Qua pare che hanno dato nulla così per le intenzioni, forse perché la stava fallendo. E Marco Tomassi commenta, due quintali non sono per niente pochi e adesso tocca a me. Con 145 kg. Si pompa. Che cazzo stai facendo? Sono 145 kg di merda, le fanno i donne incinta da noi. E la fallisce pure, cioè scende a cannone e la molla. Ma quanto cazzo sei scarso, Marco? Alla fine lo squat si conclude con Danny Enrico che si aggiudica un 2.30. Scusate, quello era nullo. L'alzata di prima perché pare che fosse 2.15, 2.22. E poi comincia a fare la sua marchetta. E questa è pura magia nera. È praticamente un compressore che mette acqua dentro, ossida tutto quanto, beve, aspira, filtra bene e ragazzi, completamente un'altra cosa. Poi mettete qui e bam! La percezione retronasale farà il suo gioco. E avrete tutto il sapore del pod senza avere niente di naturale. E tra tutti i gusti personali, i migliori sono stati quello all'ananas e quello all'orange passion fruit. Passion fruit? Anche tu il passion fruit come Danny Scalà! A proposito, Dennis, ho seguito il tuo consiglio. L'ho contattato prima di fare questo video. Non mi ha cagato, quindi... Non è come dici tu, mi spiace. Prima bisogna dissarli e poi avere la loro attenzione. Comunque, superata quella marchetta della Air Nike High Rap, passiamo alle prove delle dips. L'incappucciato si leva il cappuccio e, udite udite, assomiglia a Vicky Santoro. E lui inizierà con 70 kg. Devo dire che come dips sono messi abbastanza bene. Io ho fatto un 85 in gara con margine, ma senza allenarle. Vediamo quanto fanno loro rispetto a me. Poi c'è Danny Enrico che dice, sono 60 kg, non faccio dips da un anno. Danny, un po' di vita. Oggi è un giorno super super soleggiato. E prenditi un po', Danny. Scende con quest'angolo qui. Sembra che abbia poca mobilità. Già in panca lo vedrò male. Non becca la vaglia, però bene o male. Sono un po' più buoni in questo contesto. Gli fanno passare un po' tutto. Poi c'è Marco Tomassini. Primo tentativo dai dips, 60 kg. C'è questo modo di fare 60 chele intercala, c'ha questo intercalare e tira su, fa poi il cappucciato, seconda alzata 85 kg. Arriva poi il tatuato, 90 bombe e fin qui tutti validi. Poi c'è Danny Enrico e con questa 75, mi tengo tranquillo, non voglio farmi male. Prova nulla, non riesce a rompere il parallelo. Così che fa, ne fa un'altra. Ma caro Danny, non funziona così. Se è nulla non puoi riprovarla, te ne vai fuori, quindi non la conti questa. Ora tocca al turno di Marco Tomassin. Prima ha chiuso 60 come fossero una passeggiata nel bosco e chiude 85. Poi arriviamo al ragazzi, a Vicky Santoro, ragazzi, terza e ultima alzata ed ips 90 kg, vediamo come va. E li chiude e sì, frattavo. Poi c'è Danny Enrico che fa 95 kg. Cazzo, mi supera di 10 kg. Sinceramente, Danny, non mi sembrava valido. Sei sceso sempre un pelo pelo. E ora passiamo a 90 kg che non mi sarei mai immaginato nei miei sogni più selvaggi. Va giù e si butta indietro. Prova nulla. Adesso arriva il tatuato, che secondo me è un calistenico o uno street lifter, qualcosa sia, perché ha un rapporto sopra sotto molto più a favore dell'upper, e guarda caso chiude 100 kg di dips. Complimenti, bel braccio. Quindi Danny Enrico farà 85, il incappucciato farà 95, 75 per Marco Tomassin. Vorrei fare un video, vivo la vita di Marco Tomassin per un giorno. Non è che ci sia tutto questo gran sforzo alla fine, eh? E vince il tatuato, 100 kg! Voglio vedere in panca che succede. Ma prima ci saranno le trazioni. Ora ci spiegheranno il regolamento delle alzate. Bisogna superare la sbarra con il mento e poi fare sia chin up che normale. Qui ovviamente mi aspetto che vinca anche di nuovo il tatuato, o al massimo il ragazzo incappucciato. Il tatuato fa 50 kg, però mi sembra che la sbarra non la copre di netto, fa tipo così, quindi io non gliela darei valida. Anche Danny fa così, ma non ci va sopra netto, come dovrebbe essere secondo
secondo il regolamento della Slim. A quel punto chiedono a Marco Zero Spagnolo: Tomasin, che cosa fai? Chin up o pull up? Io faccio il pull up perché io ho il pesello. A parte che col chin up si fa di più, quindi ti stai castrando da solo. Cioè, l'unica possibilità che poi hai di cercare di riprendere il totale già scarso che hai fatto e ti castri da solo con il pull up. Anche qua fa tocca e fuga, va fatto un fermo sulla sbarra. Arriva l'incappucciato, ragazzi, prima alzate le trazioni, prendiamo 40 kg. E la prende nulla. Così, tutte nulle. Questi stanno rischiando il fuori gara. Il tatuato, raga, proviamo 65. Mi sa tanto di accento di Venezia, Meolo. Avevo un allievo una volta che parlava con lui. Poi c'è Marco Tomassini che dice: ragazzi, vogliamo che almeno mettiate un quantitativo insano di likes, perché siamo già 3 ore che registriamo qui e siamo stanchi morti. Iscrivetevi al canale e lasciate un sacco di like. Per la seconda prova Marco fa 55, li fa validi. Poi tocca a Dani Enrico, che prova 50 kg. Arriva qua, da così, slancia un po' le gambe. Nulla. Easy, gliela danno valida. Ma che cazzo? Ma cos'è la sagra di paese pure qua? I soci di Vicky Santoro ci prova con 40 kg, dicono che è foilata, quindi metto chin up. Arriverà così. E gliela daranno valida, invece... No, nulla anche questa, cazzo, ma non ha appoggiato il mento, è inutile che sali tra di... Non c'è arrivato... Non avevo... Non l'ha passato. Tatuato, riprova con 65, l'avevo chiusa prima ma la rivoglio più pulita. Gliela danno chiusa nonostante non arriva a colpire il colmento la sbarra. Un fottio di nulli e tutte prove passate valide. Ci mancava un giudice. E dice: ragazzi, ho failato quella da 65 e teniamo prova quella di prima. E alla fine Marco Tomassini, e adesso 65 me li prendo io. Arriva qua, non la chiude e dice: stavo per farmi la cacca addosso letteralmente. Ma ho delle belle mutande addosso e non l'ho voluto sporcare. Arriva il turno di Danny. Ho caricato 55 kg, vediamo come va. Arriva su con le gambette dritte. Prova nulla. Questa è una strage. Il gym talk, ragazzi, proviamo 50 kg, se non li chiudo. Ma io vedo che alla fine tutti quanti si appendono alla barra e fanno così. Cioè si allungano, fanno una sorta di, non so, una remata. Devono cercare di essere più vicino possibile. Fanno troppo rom. Magari stanno facendo bodybuilding, non vogliono rubare il rom, chi lo sa. Alla fine hanno fatto 65, 45, 65, 50, tutte in nulle. È inutile stargiversare. Cioè io sono fortissimo, voi siete delle seghe, ma in realtà sei più sega di tutte, cazzo, hai fatto cagare nelle altre due. Partiamo con manca piana, 120 kg. Ora Marco fa un po' la classica esecuzione, un po' stile Dennis Kala, scende, alza un po' la testa, fa una sorta di leggero touch and go. Il Vicky Santoro invece frena all'inizio, poi molla rimbalzando. Prova nulla. Poi c'è il tatuato che dice: ragazzi, proviamo con 100 perché io rimango tuttora una sega in panca piana. Lui controlla un po' meglio verso la fine rispetto a quello prima, però anche lui touch and go, non fa il fermo. Danny Enrico fa 135, rimbalza, prova nulla. Marco Tomassin 130 kg, scende, stacca la testa, non si capisce se fa il fermo perché c'è un cambio immagine, però per la testa staccata prova nulla. Poi tocca al socio di Vicky Santoro: ragazzi, proviamo 120 kg, bella ragazzi. Boom, prova nulla. Tocca il calistenico, 105, seconda alzata. Arriva giù, frena, frena, crolla, bam. E poi la fallisce. Prova nulla. Qui hanno finalmente nulla, ma sono tutte nulle fino adesso. Stanno tutti rischiando il fuori gara. Danny Enrico fa 140 kg, scende, fa un touch and go, si ferma un po' di più. Nel dubbio gliela potrei anche dare valida. Diciamo che per adesso è l'unico più pulito tecnicamente. Tocca a Marco Tomassi. Dopo 16 ore di registrazione, questa è la mia ultima alzata, 135 kg de panca. Fa una piccola premessa, probabilmente li rimbalzerò, ma fottetevi. Quindi è prova nulla. Arriva giù, boom! C'è quello là che sembra che gli mette un po' le mani, la chiude e fa ciuff ciuff. Ma cosa ciuff ciuff? Ma cos'era quella roba lì? Cioè, hai stabilito delle regole per tutto, in panga fate come cazzo vi pare? E poi fa pezzo di merda! Arriva Vicky Santoro e dice: ragazzi, proverò 130 kg, rimbalzerò, ma tanto stesso discorso di Marco. Fanculo! E quindi, cioè, aveva iniziato con delle regole, le hanno rispettate in altre, qui fanno come cazzo gli pare. Quindi praticamente fuori gara per tutti. A parte Danny Enrico che ha fatto un 140 kg, darei valida. Forse Danny è l'unico ancora ufficialmente in gara. Questa non solo la rimbalza, la fallisce pure. Ci riprova il tatuato, secondo tentativo, 105 fallito. Adesso riprovo 105 e vediamo come va. Arriva giù, spingi, spingi, no! Smollamento delle vertebre, rimbalzino, prova nulla. Ora, vediamo se Marco Tomassin ci fa questi 150 di panca. Niente, scende. Sembra che stacca un pelo dal colpetto di culo, però anche qui bilanciere non fa un buon fermo. Se non gli avessi dato valida quel touch and go 140, sarebbe anche lui fuori gara, quindi sarebbero tutti quanti annullati. E Marco Tomassin alla fine dice: ragazzi, la sfida è finita, scrivete nei commenti come sarà la sfida finale. Prova nulla, caro Marco, siete tutti quanti nulli, non avete fatto una panca valida, a parte Danny Enrico che mi ha rotto il cazzo questa capigliatura. Ha fatto un touch and go che gli concedo per simpatia. Alla fine sembra che Danny Enrico abbia vinto
aumento col totale rispetto agli altri. Sinceramente, cosa vi devo dire, ragazzi? Mi aspettavo un po' di meglio da Danny perché ha fatto molte prove con Insane Scream, un altro personaggio che non vuole più fare video con me, perché sembra che questi video come questo non gli siano tanto piaciuti a lui. Non vuole creare nemicizie con gli altri suoi collaboratori, ma tanto, ragazzi, o con le buone o con le cattive, in qualche modo un video con me lo fate. In ogni modo, caro Marco, sei molto buffo, mi è piaciuto comunque il tuo video, c'hai un bel canale. Ah, è troppo forte. E Danny, ovviamente, con il suo cappello, il ciuffo me lo sono appena rasato, ha fatto delle alzate di squat discutibili, ma più o meno sembrano valide, a parte l'ultima che ha toccato. Trazioni un disastro, anche le dips non proprio validissime. Migliore è stato quello là tatuato, quello più calistenico. E il ragazzo che parlava con la voce bassa. Marco è il più scarso completamente a livello di forza. A questo punto potrei girare vivo un giorno come Marco Tomasin e sono scarsissimo. Niente, ragazzi, il video è finito. Spero che vi sia piaciuta questa recensione senza aver usato il green screen come al solito, con qualche frammento frame che non dovrebbe creare problemi se doveste vederlo lì là. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ditemi cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto. Un saluto e alla prossima.